Ciao. Come vi chiamate e da dove venite? Come ci chiamiamo? Mi chiamo Nathalie, Bergamo. Ok. E io Marcella, in provincia di Bergamo. Cosa fate nella vita? Io mi sto laureando in lettere, indirizzo teatrale. E io adesso mi sono laureata in economia, sto facendo un master. Perfetto. Che cos'è il design per voi? Ma per me il design è quello che abbellisce, quello che decora la vita, dai vari punti di vista. Quindi è così, cioè il design è quello che rende la vita più vitale, aumenta cioè il buon umore nelle persone, eccetera. Per me è qualcosa che rende più comoda la casa, che unisce funzionalità e arte insieme. Perfetto. La seconda domanda è: quale oggetto ami e quale invece ti manca? Quale oggetto amo? Non amo soltanto un oggetto, amo più cose. Quindi è un po' difficile rispondere a questa domanda. Quello che mi manca è... non lo so, cioè forse mi manca un'altalena. È proprio la prima cosa che mi viene in mente. Quindi un aspetto ludico del, sì, dell'oggetto. Sì, anche perché adesso è difficile dire cosa mi manca precisamente. Ok. E per te invece? Anche io non saprei dire che oggetto amo, però cosa mi manca? La chaise longue, perché mi piace questa idea dell'unire il relax e il comodo a qualcosa però anche di impegnativo, cioè di solito sulla chaise longue si legge o non so. E si riposa. Sì, sì, però ecco, insieme ti riposi facendo qualcosa però di utile. Perfetto. E invece che cosa amate e cosa manca nella vostra città? Come vivete? Che cosa manca nella città? Sì. Nella città forse mancano un po' i colori, cioè secondo me, con tutte quelle case grigie, quasi nella maggior parte dei casi si sono tutte grigie. Quindi un vorresti po' di... vedere una casa, una città più colorata? Sì, non dico che deve esserci per forza una casa di color verde o fucsia, però dei colori più vivi. Invece per te? Di Bergamo cosa pensi? Bergamo mi piace com'è, però in generale qualunque città secondo me manca un po' il verde e un po' manca l'arte, soprattutto l'architettura di un tempo. A me piace molto, non so, il neoclassicismo o anche lo stile Liberty. L'architettura di un tempo secondo me manca. Bergamo è una città che ha una sua storia, però... Infatti io di Bergamo non toccherei niente, però in generale in giro vedo che è così. Perfetto, grazie mille. Grazie a te. Grazie a te.